Allora, qua c'è una lettera che a quanto pare è a dir lunga e poco, forse è troppo lunga, perché io ho detto nelle trasmissioni precedenti di mandare 5 righe, massimo 6 righe, il sugo, giusto? Guardate qua, guardate quante righe che ci sono. Ci sono un mare di righe, come facciamo a fare un programma? Non lo possiamo finire, e non ho finito. Guardate qua, ancora ce n'è ancora. Quindi lui deve mandare una lettera. C'è il nome, allora. Il nome è qua praticamente, che si chiama Giovanni De Simone. Caro Giovanni De Simone, io la lettera te la rimando, ma non per non leggertela. Te la rimando che io... Tu la devi stringere, devi scrivere le cose più importanti, che sono 5-6 righe, me la deve rimandare questa lettera di nuovo, me la deve rimandare, vedi, questa è la tua busta, io te la leggo la lettera, però mi devi mandare poche righe, 5-6 righe, non di più, e che noi non ti lasciamo a vuoto e non ti abbandoniamo, ricordati, noi ti aspettiamo con ansia, cioè ti vogliamo che tu mandi queste 5 righe, le cose più importanti, va bene? Ci rivediamo. Ciao. Ecco, la poso questa lettera perché era troppo lunga. E allora? Caro maestro. Aspetta che mi faccio una bevuta, scusatemi. Ho un po' di sete, scusatemi. Sai che quando uno beve fanno bene i reni, vive meglio, cammina più leggero. Va bene al figlio, bisogna bere, sai, tanto l'acqua c'è, anche se ce la fanno pagare, c'è l'acqua, c'è, ce ne surgive in Sicilia, a circondato del mare, quindi problemi d'acqua non ce n'è, è questione che manca il cervello, come sempre. Caro maestro, qua c'è l'altra lettera. Mi chiamo Assunta e le scrivo perché ho un problema molto serio. Sono sposata da 15 anni e ho 3 figli, ma da un anno ho una relazione con 2 uomini. Mi rendo conto che questo è sbagliato, ma la passione che provo per questi 2 uomini è troppo forte. Come posso fare? Allora, per favore mi aiuti. Cordiali saluti, Assunta. Allora, Assunta, grazie che mi hai iscritta, ti saluto, grazie che ti vedo questo programma e che mi hai iscritto. Questo problema, visto che tu hai 4 figli, 3 figli, se c'hai tre uomini, prima di tutto hai sbagliato. Che esempio dai ai tuoi figli? Dai un esempio brutto ai tuoi figli. Prima di tutto lo devi fare per i tuoi figli, per farci capire come si deve comportare. Quindi questo che fai è sbagliato, non lo devi fare. Uomo ne deve avere uno. Lo sai che se ne deve avere solo uno, e quando fai una scelta o nel bene o nel male vi dovete fare forza, andare avanti, una comprensione ci vuole. Chi è 3 uomini? Che tu c'hai 3 uomini? È sbagliato. In giro, sai, la gente si fa le panzettanti. Che ti pare che tu fai questo sono contenti? Anzi, che ti pare che si sperta? Anzi, la gente non ti dicono che si sperta. Di davanti ti allisciano che ti dicono che si sperta. Di da re si fanno le panzettanti. Ti dicono quella cosa che inizia con la P. E finisce con la A. Capisci? Che io lo dico in termini pulito per dare esempio anche in generale, per farti capire che siamo maestri di vita, vero? Noi ci impegniamo per andare avanti, ci impegniamo veramente. 3 uomini sei veramente sbagliata, sbagliatissima, e anche perché fai succedere omicidi a questi 3 uomini. Questi 3 uomini si invidiano, si possono sparare uno con l'altro, per colpa tua. Tu ti devi sedere un giorno da solo e di dire, io questi sbagli che ho fatto li devo rimediare in meglio, cioè di dire ne debba avere solo uno, se ho sbagliato non devo continuare a sbagliare. Lasciati dire a tuo marito, scusami, non devi sbagliare più, anche come ti ripeto per i tuoi figli e in generale per l'opinione pubblica, va bene? 3 è difficile, sei pazza per avere 3 uomini, allora sei malata, come si fa sessualmente? Come si fa sessualmente avendo 3 uomini, scusami, è sbagliato, no? Non lo devi fare, tu ti devi mettere in testa che per salvare la tua famiglia, i tuoi figli, che debbono crescere nella sincerità, non nella malvagità di dire cose, tu ti devi prendere il tuo marito vero,
sistema le cose per una volta e per sempre, per tutti, lascia agli altri, anche perché se tu fai questa vita così nervosa, soffri, mangi e mangi male, impazzisci, ti innervosisci, vedi tutto male, cammini e sei nervosa, va bene? Allora ti dico di una volta per tutti di riflettere, prendete tuo marito, prendete i tuoi figli e stai più serena e rilassati e vedrai che un giorno anche Dio poi ti aiuta. Rilassa il tuo corpo e basta, con tre basta, che non si può fare. Uno solo, va bene? Ti saluto e aspetto risposta. Ciao.